Sto impazzendo ufficialmente. Il lavoro sta andando uno schifo. Stupidi libracci. Le clip che avete visto sono state registrate i giorni prima dei miei due esami universitari. E anche se è passato tanto tempo, ci tengo a parlare dei miei primi due esami universitari. Io ho frequentato il primo ciclo del primo semestre del primo anno di Scienze Statistiche ed Economiche. E i primi due esami che ho affrontato sono stati Statistica 1 e un altro esame che è Analisi 1. Ho dato il primo parziale e adesso a fine gennaio, primi di febbraio, devo dare il secondo. Mi scuso anche del fatto che questo video esce abbastanza in ritardo, però il fatto che sia passato un po' di tempo mi è utile perché mi ha permesso anche di ragionare meglio sugli esiti degli esami e mi ha permesso di fare delle considerazioni più complete. Parliamo un attimo del mio primo vero e proprio esame, che è stato di Statistica 1. In realtà io non ho passato Statistica 1. Anzi, veramente non sono stato sufficiente nello scritto. Ovvero, non sono riuscito a raggiungere la sufficienza nella parte scritta dell'esame. Infatti, tra tutti i voti dei miei colleghi, quello corrispondente al mio nome, c'era scritto proprio non sufficiente, perché avevo totalizzato un punteggio inferiore a 18, che è il minimo. Però in realtà io l'esame l'ho passato. Questo perché in realtà poi ho sostenuto un esame orale. Tra recupero scritto e esame orale ho preso 19. Io poi, tra l'altro, ho rivisto questo esame corretto. Il mio obiettivo, infatti, per questo video è proprio parlarvi chiaramente e con trasparenza dei miei errori. Spero possiate evitare gli errori che ho commesso io. Ora andiamo un attimo più nel particolare. Onestamente, io mi sono reso conto di aver sbagliato tante cose. Ed è proprio tutto il processo nello studio e poi nel fare l'esame. E quindi posso identificare degli errori sia nel mio metodo di studio, ma anche nel vero e proprio svolgimento dell'esame. Io dal mio punto di vista mi sono sentito molto preparato, e anche troppo. Nel senso, sapevo tantissime cose, avevo in mente tutte le definizioni, tutte le dimostrazioni, quindi avevo tante nozioni in testa, però la cosa che ho sbagliato intanto è che le ho ripetute troppe volte, cercando anche di sforzarmi e anche stare male, perché se ripetete 200 volte una definizione che già sapete, diciamo che non è una cosa efficiente e positiva. Avendo l'ansia del primo esame, cerchi di ripetere 200 volte la stessa cosa, anche se sei cosciente di saperla per bene, ma la ripeti 200 volte perché ha paura di dimenticarla. Quindi il mio primo più grande errore è stato proprio questo, mi sono focalizzato troppo sul contenuto, sono stato troppo ridondante, sono stato troppo attento, ho ripetuto troppe volte una cosa che già sapevo e la conseguenza di questo è poi che non mi sono focalizzato sull'allenarmi a svolgere e a prepararmi proprio ad affrontare l'esame. Quindi gestione del tempo, gestione degli esercizi, che personalmente adesso reputo che sia fondamentale parte integrante del metodo di studio. E la cosa appunto che fa ridere è che non ho passato l'esame nonostante abbia studiato con costanza giorno dopo giorno, mi fossi ricopiato tutti gli appunti, li studiavo, li ripetevo ogni volta e quindi alla fine ero molto preparato, però effettivamente ho sbagliato l'approccio allo studio, quindi alla preparazione, e questo mi ha penalizzato. Ora, questi sono, diciamo, un attimo gli errori che posso identificare nel modo di studiare. Però mi sono anche reso conto che ci sono tanti errori proprio riguardo allo svolgimento vero e proprio dell'esame. Cioè, ho svolto effettivamente male l'esame. Saper gestire l'ansia, saper gestire il tempo, saper capire meglio cosa fai per prima, cosa fai per dopo. E tutta questa gestione l'ho sbagliata. Penso che i miei errori di gestione sono anche una conseguenza della mia inesperienza. Quando sei inesperto di una cosa, hai più preoccupazioni, più pensieri e anche più ansia. Un'altra componente che ha influito anche nel mio esito negativo dell'esame è stata la troppa voglia di fare bene. Ora mi spiego. Ero veramente concentrato, avevo una grande voglia di fare bene e la cosa che mi ha fregato è stata proprio quella, perché ho svolto i primi esercizi, però qual è stato il mio più grande errore? Che semplicemente mi sono focalizzato troppo su quegli esercizi e sono stato troppo ridondante. Nel senso, controllavo 3-4 volte il risultato, stavo molto attento all'impostazione, anche troppo attento a determinati dettagli che poi mi facevano perdere tanto tempo. E quindi sono stato fregato appunto proprio da questo, perché volendo fare troppo bene i primi esercizi non mi sono reso conto che in questo modo andavo anche poi a rovinare l'altra parte dell'esame, l'altra parte degli esercizi,
Questo perché ho perso tantissimo tempo a fare i primi esercizi e poi me ne sono reso conto e mi è salita ancora di più ansia, preoccupazione di non riuscire a completare l'esame. Ho svolto l'altra parte degli esercizi in maniera veloce, superficiale, contando anche che c'era tanta ansia e più il tempo scorreva l'ansia aumentava. Poi a cascata tutto l'esame è andato sempre più a degenerare. Infatti la cosa, io ho rivisto il compito e mi fa ridere perché la prima parte è perfetta, senza nessun errore, niente, e poi piano piano va il tutto a degenerare. E per tutti questi motivi ho commesso degli errori veramente stupidi, che quando ho rivisto la prova ho detto: ma veramente ho sbagliato queste cose? L'ansia, il tempo che scorre, la voglia di far bene che piano piano stava andando a scemare, tutte queste componenti avevano, diciamo, contaminato la mia percezione e in questo modo purtroppo ho fatto male tante cose dell'esame. Comunque io già quando me ne sono tornato a casa mi ero reso conto che non era andato benissimo, però il fatto di non aver passato lo scritto, diciamo, un po' mi ha colpito. Pensavo di aver preso un voto basso, però non così tanto basso, che poi, se devo essere sincero, la cosa che mi fa rodere ancora di più è che nello scritto ho preso tipo 17,4. Per niente non avevo già la sufficienza. Poi ho risolto tutto perché ho fatto l'orale, ho dimostrato al professore di sapere le cose e poi alla fine mi ha messo 19. Non è un voto altissimo, me ne rendo conto, per me è un voto negativo, anche se considero quanto ero preparato. Però sono convinto che da questi sbagli, da questi fallimenti, bisogna prendere le cose negative e trasformarle nei nostri punti di forza. Io adesso, anche col tempo, perché è passato effettivamente un po' di tempo da quando ho ricevuto gli esiti e da quando ho visto le prove, mi sono reso conto dei miei sbagli e sono sicuro al 100% che cercherò ogni giorno di migliorare in base anche a quello che ho sbagliato prima. E anche il messaggio che voglio mandare con questo video: si possono commettere degli errori, è umano sbagliare, però bisogna avere la forza, la voglia di trasformare quegli errori in punti di forza, prendere atto degli sbagli e cambiarli, tramutarli in qualcosa di positivo, perché solo così penso che si possa andare avanti. E questi sono un attimo gli errori che ho riscontrato nell'approccio al mio primo esame di università. Spero tanto che queste informazioni vi possano essere utili. Detto questo, ci tengo anche tanto a chiedervi di considerare l'iscrizione se i miei contenuti vi piacciono. Io, fate conto che pubblico sempre un video a settimana, anzi effettivamente questo è l'ultimo video dell'anno e quindi ci vediamo l'anno prossimo, cioè prossima settimana. E detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.